parte della gente che c'è qua è riuscita a fare un giro della mostra, perché io mi trovo sempre un po' in imbarazzo quando devo spiegare un artista prima che venga visto, perché non va bene, perché l'arte va colta con la pancia, col cuore, no? Prima, e poi dopo uno dice ok, queste cose che ho intracciato, mi sembra di vedere, qualcuno me le mette tutte in fila, però la prima cosa da fare è proprio guardarle. Quindi il fatto che voi abbiate potuto passeggiare col bicchiere di vino in mano, rilassati, e vedere che queste opere, secondo me è una bellissima cosa, soprattutto nel caso di un artista come Ciro, perché Ciro è in ogni sua opera pieno, densissimo di riferimenti. Noi stamattina abbiamo avuto il privilegio di fare il giro della Pinacoteca qua sopra con la direttrice che ci faceva da Cicerone. È stata un'esperienza bellissima. E avere qua, dove c'è un tesoro come questo, ci sono delle cose splendide, io non lo sapevo, perché recentemente fatto spesso proprio tu inciampi in Italia in un capolavoro senza sapere che c'era, e ringrazio di questo momento donato. E Ciro ha un modo, secondo me, di dialogare con l'arte antica che è tutto suo, perché è un modo assolutamente contemporaneo. Ciro è un artista che immediatamente collochi nel contemporaneo quando vedi il suo lavoro, perché è per i tagli, per la scelta anche cromatica, per la scelta di come mescola i soggetti, ma tutti intrisi di storia dell'arte. La cosa che salta forse più all'occhio sono i riferimenti all'arte classica, tra l'altro in un'ottima compagnia qua con questi omoni muscolari, che sono questi personaggi che fanno parte del suo ciclo del mito, sono personaggi a metà tra la statuaria proprio classica, invece l'umanità con delle emozioni, c'è cioè Prometeo triste, c'è cioè un Ulisse disincantato sulla vita, cioè lui dà a questi suoi personaggi una serie di emozioni che incarnano un po' le nostre. Quindi questo suo rintracciare il mito all'interno di una quotidianità, di restituircelo con delle forme classiche ma leggibili, è una delle sue caratteristiche. E nella sua pittura e anche nella scultura, perché lui è anche scultore, anzi lo vedete qua sopra, è proprio questo che lui fa. Cioè lui rintraccia tutta una serie di temi universali che sono il gioco, l'arte, il circo, la rappresentazione, il teatro, il sacro, l'amore, il mito appunto, e ce li restituisce in lavori che portano dentro di sé tutta una serie di stratificazioni di senso e tutta una serie di trabocchetti percettivi anche, quindi tanti piccoli segnali, c'è Berkeley, quindi c'è l'Ottocento, quello forte, quello lirico, e poi c'è la metafisica. Credo che tutti riconoscano immediatamente una delle prime sinapsi che scattano vedendo questi lavori. Ci sono questi cieli quasi formali, ci sono dei simboli legati alla simbologia del gioco, appunto, del circo quasi, delle piccoline alcune, ci sono, perché poi tutte le sue serie, che sono naturalmente stratificate negli anni, perché qui abbiamo una specie di riassunto degli ultimissimi 4-5 cicli, ma lui ha sempre lavorato per serie che poi si collegavano l'una all'altra, perché il lavoro dell'artista è fatto così, è fatto di emozioni, di sinapsi. Stamattina eravamo lì sopra e mi diceva, guarda, mi accorgo adesso che le aureole nelle icone del 400 sono fatte in un certo modo. Io vedevo, ormai conoscendo gli ingranaggi che lavoravano, e già immaginavo, no, tutto questo come poteva tradursi nel suo lavoro. Lui ha fatto il lavoro sul cuore, che voi vedete esposto là dietro, fa parte di una mostra che è portata a Piacenza insieme, tutta dedicata al rapporto, diciamo, al conflitto tra cuore e ragione, che si è sostanziata in una serie di dipinti con questi personaggi ancora legati al mito, però sempre con la presenza del cuore in modo simbolico, e in alcune tavole di legno rappresentava una cosa nuova per lui lavorare su tavola. E quindi vedevo che lui studiava proprio anche il supporto, no, al piano sopra, queste tavole che abbiamo fatto, che erano lavorate. Ecco, il bello di lavorare con un artista così è che poi tu hai ovviamente il vantaggio, io ho scelto questo lavoro per due motivi: uno, potrei toccare le opere d'arte senza farti andare già da anni, e il secondo è capire tutto quello che sta dietro, no? Perché tu vedi un'opera di emozioni e sei da una parte, quando tu sei dall'altra parte vedi come è nata, come è cresciuta, quali sono stati i meccanismi mentali che l'hanno fatta crescere, è emozionantissimo, perché la godi ancora di più. Allora quello che cerca di fare un critico è proprio quello di spiegarlo quanto si può, perché si può spiegare fino a un certo punto tutto quello che sta dietro, e poi dietro c'è tanto, tanta roba, come si dice, no?
Quindi c'è appunto, diciamo, il classico, il sacro, c'è cioè tutta una parte che viene da, un, da un'esposizione, da una mostra dell'anno scorso, che è dedicata a 1000 anni fa. Quindi Dio, quindi al sacro, alla fatica, alla, alla, come dire, alla mistica come fatica. E ne rintracciamo alcune, alcune parti, alcune, e tra l'altro è stato anche stimolo di tre opere nuove. Le opere nuove si riconoscono con una maggiore sintesi formale, quindi c'è un fondo più indefinito e c'è il soggetto che salta un po' più fuori, che è un po' più isolato, perché il cammino di un artista non va solo, non avviene solo rispetto alle tematiche, ma anche rispetto proprio alla natura, quindi alla forma, alle economie. E sono piccoli passi che però visti tutti in fila sono particolarmente interessanti, perché poi vedendo una cosa vai a capire, a comprendere altre cose. Questa mostra accogliendo lavoro di un po' di anni è comunque preziosa, perché non è enorme, ma è una piccola chicca in cui si racconta tutta una storia intensa e profonda, con una scultura che lui ha fatto, ha portato a Piacenza quest'estate, una serie di sculture in terracotta, in ceramica, che è una nostra invitazione che mi sembra che stia funzionando molto bene. E quindi ecco, io ho fatto un ho lanciato dei piccoli input, non voglio annoiarmi, perché tra l'altro l'artista parla molto bene del suo lavoro. E quindi lascio la parola a lui e grazie. Io faccio solo come al solito solo i ringraziamenti, perché arrivo dopo tutto questo, cosa vuoi che dici? Io faccio i quadri. No, non leggi tutto. Volevo ringraziare in modo particolare ovviamente l'ospitalità la terra pugliese, perché mi sento a casa ormai, sono in casa ripetutamente per tutta una serie di motivi, uno in particolare, a parte questi importanti eventi che sono avvenuti tra Monopoli e Bari a distanza di poco tempo, di un anno, ma anche perché, ed è qui presente, una scuola di pittura di Taranto con cui abbiamo fatto un'esperienza che ha descritto molto bene Alessandra, quella di entrare nel luogo dove poi succede qualcosa, che è quello di far nascere un'opera d'arte, e in questa scuola ci sono gli allievi e aspiranti pittori che giocano proprio questo ruolo di entrare nel merito, ognuno con la propria capacità, va bene, ma fondamentalmente si entra in quella magia, no, di trasformare le proprie emozioni in pittura. Li volevo ringraziare perché sono, oltre ai carissimi amici, sono amanti dell'arte nel vero senso della parola. E, oltre a tutta una serie di colleghi che sono qui, grandi, importanti, che io ritengo veramente bravi. E l'altro ringraziamento è a tutto lo staff di FMR Arte, con cui ci siamo già incontrati alcune volte, ma la mia volontà è quella di comunicare loro sempre di più quali sono i passaggi che io sto facendo, perché poi, parliamoci chiaro, io lavoro in un luogo, io lo chiamo il mio metro quadro, poi a un certo punto mi espongo in questa situazione e poi vivo di questo mestiere viene in qualche modo poi veicolato da delle persone che devono recepire una serie di emozioni che, cioè, non è così semplice, non puoi a un certo punto appropriarsi delle emozioni di un personaggio che sta da un'altra parte e io devo raccontare questa cosa. Tutta la chiacchierata che c'è stata fin qui è propedeutica, secondo me, per entrare nelle opere d'arte, adesso al di là del mio lavoro, ma in generale, perché sarà poi quello il succo, no? Per poter poi raccontare a vostra volta le emozioni, i passaggi, la tecnica e non solo. Perciò un grazie per la vostra presenza. E poi il prossimo anno facciamo un'altra mostra al bar. Molto volentieri. Grazie ancora della presenza. Messaggio che vi leggo. Carissimi amici, la mostra a cui state per assistere, o a cui state assistendo, o a cui avete assistito, insomma la mostra allestita dove vi trovate, è meravigliosa, ma ha un unico difetto, la mia assenza. Assenza giustificata per motivi di salute, capricciosa come sono le stagioni e le sue conseguenze di noi fragili umani.
Terminata questa riflessione egocentrica e autocentrica, sento il bisogno di sottolineare che è per me un grosso dispiacere non essere qui. Ho parlato poco fa di meraviglia e quella che ho provato in questi mesi seguendo il lavoro di Ciro, il concretarsi delle sue opere, ma anche viaggiare attraverso il suo. Nella genesi di un progetto, nel presente, nel passato che è formazione e nel futuro che si è poi attuato. Oggi, qui, come tappa provvisoria di un cammino artistico che auspico il più lungo possibile e sorprendente e che grazie a questa iniziativa ho avuto la possibilità di fare un parte mio, o più correttamente di essere un portatore. Ut pictura poesis, diceva il poeta latino Orazio, un'abbondante manciata di secoli fa. La poesia come la pittura, quando si approssima a se stessa, diventa quasi nuda e allo stesso tempo dice più di quanto dirà, come fa l'arte quando è vera. Il lavoro di Ciro Palumbo mi è sembrato aprirsi elettricamente alle potenzialità infinite del mondo. Mito vuole dire parola, diceva il grande semiologo Roland Barthes, e al suo mistero che rivela, svela ma anche vela di nuovo, nel farsi sacro svincolato dal religioso, ma dato immediatamente, quasi come fatto estetico. E come con incredibile capacità di sintesi mi ha detto Fabio Lazzari, altro complice straordinario in questa avventura che voglio qui particolarmente ringraziare, non c'è estetica senza morale. Insomma, quella che vi auguro di cuore è di poter compiere attraverso questa mostra ciò che essa è. Un viaggio nell'aspetto cromatico e semplice del mistero, uno spalancarsi di prospettive e infine un tacere pacificato delle parole. E così vi taccio e vi abbraccio. A voi.